Vediamo la bellissima posizione del bambino felice, Ananda Balasana. Distesi sulla schiena, sul tappetino, schiena ben attaccata a terra. Solleviamo un ginocchio alla volta, abbracciamo le nostre ginocchia al petto, cominciamo a respirare per qualche secondo e poi agganciamo il piede dall'interno, se riusciamo, altrimenti dalla punta, con il ginocchio piegato e anche l'altro. Qual è lo scopo di questa posizione? Di praticamente allargare leggermente le gambe facendo scendere le ginocchia. Respiriamo profondamente, è una posizione molto facile, per questo che si chiama anche del bambino felice, perché è la posizione che i neonati fanno da piccolini quando si agganciano i piedini e ridono. Ecco un po' questa la sensazione che dovremmo sentire nel bambino felice, una sensazione di facilità, di conforto, ma anche di serenità. Respiriamo profondamente, teniamo la posizione circa 40-50 secondi o almeno 3 respiri profondi. Poi piano piano abbracciamo di nuovo le ginocchia al petto e respiriamo profondamente, intensamente. Portiamo di nuovo i piedi a terra e vediamo anche come possiamo prepararci a questa posizione, facendo una gamba alla volta o comunque preparando una gamba alla volta. Restiamo così per qualche secondo, respiriamo profondamente e lentamente, poi piano piano di nuovo abbracciamo le ginocchia al petto e da qui praticamente afferriamo sempre il piede dall'interno oppure dalla punta di uno solo e l'altro lo teniamo invece piegato, ginocchio al petto, piede a martello. Respiriamo profondamente, anche qui essendo Ardha Balasana, quindi solo metà, proviamo a tenere la posizione almeno 40-50 secondi, oppure possiamo fare 3 respiri molto profondi e molto molto lenti, dai 3 ai 5 respiri. Poi piano piano lasciamo andare la gamba e andiamo con l'altra, sempre alla stessa maniera, se ce la facciamo dall'interno del piede. Vedete, deve essere la parte di sopra dritta, il ginocchio che cerca di puntare verso terra, l'altra gamba teniamo col ginocchio al petto, respiriamo profondamente. E anche questa Ardha Balasana, quindi la teniamo o 40 secondi oppure proviamo a respirare profondamente e lentamente dai 3 ai 5 respiri. Poi afferriamo l'altro piede ed entriamo di nuovo nella posizione completa. Vediamo che sicuramente è più facile. Di nuovo si può prendere dalle punte oppure, quando poi ci sentiremo più comodi, dall'interno del piede. Respiriamo profondamente e intensamente. Una posizione che dona conforto alla parte bassa della schiena, che aiuta sicuramente a sviluppare una flessibilità delle anche, una scioglievolezza e anche un pochino a prenderci meno sul serio, quindi a darci una sensazione di conforto e di serenità. Portiamo giù le gambe e respiriamo. Ananda Balasana.